One Podcast. Io credo che, appunto, come ho detto prima, le sostanze si possono conoscere per caso, però poi possono non fare presa oppure fare presa fortemente su soggetti, persone. Mi metto, insomma, in questa lista di persone a cui manca una capacità di interagire con il mondo esterno. E quindi questa cosa che è successa, insomma, tanti anni fa, chiaramente ha fatto presa, perché io ho trovato un modo senza sforzo per comunicare in quel modo, cioè sotto forma sessuale, certo. La mia incapacità di gestire rapporti con il mondo esterno. Cazzi nostri, la nuova stagione, anche in video, con Diego Passoni e il dottor Nicola Macchione. Bentornati a Cazzi Nostri, stagione 2. Bentrovato Nicola Macchione. Ciao Diego. Oggi vogliamo rispondere alla domanda: ma il sesso è solo questione di chimica? La chimica aiuta il sesso? Per farlo, non si capirebbe da subito il perché, ma poi lo scopriremo insieme. Abbiamo invitato Lorenzo Balducci. Ciao Diego. Ciao, benvenuto. Grazie. Lorenzo Balducci. Ciao, è Lorenzo. Un bellissimo attore, comico, stand-up comedian. Anche sei tante cose, content creator, ha un account Instagram con più di 170.000 follower, dove quasi quotidianamente, direi, insomma, comunque in maniera, spesso. Molto spesso carichi contenuti pieni di personaggi che tu interpreti, fai spettacoli a teatro, sei a teatro in tournée con uno spettacolo che si chiama Ego. Sì. E sei al cinema nell'ultimo film di Virzì. Esatto, sì. Che è un remake di Ferie d'Agosto, che si chiama? Un altro Ferragosto. Ecco, questo per dire un bel ragazzo poliedrico, che però nei suoi spettacoli, che chi lo conosce ama moltissimo, che sono spettacoli dove si ride moltissimo. Sì. E si entra moltissimo in tutte le contraddizioni del costume occidentale di oggi. Da sempre hai trattato la questione sesso e droghe, che sì. Con un termine anglofono che va molto di moda, definiamo sex cams. Chemsex. Grazie. Fatto in inglese. Insomma, quindi sono spettacoli che fanno ridere, ma fanno anche riflettere. Sì, c'è sempre un momento, anche in questo spettacolo, in cui affrontiamo di nuovo la tematica del chemsex, insomma, di questo grande gioco di amplificazione ed illusione, qual è il chemsex, secondo me. Ma infatti poi gli tuoi spettacoli sono ricchissimi di molto altro, ma a noi piaceva l'idea che nel momento in cui si parla e si guarda in maniera critica, ironica, alle nevrosi, no, che riempiono le nostre vite dal punto di vista dell'identità personale, delle relazioni, ci fosse sempre questo focus che è sì ironico, ma è appunto è anche molto duro. Da un certo punto di vista. Intanto, Nicola, che rapporto abbiamo noi tra, cioè, che rapporto c'è tra il sesso e la chimica? Perché dobbiamo distinguere tra il sesso in cui la chimica entra per, diciamo così, motivi ricreativi, e quando la chimica entra per sostenere. Appunto, sostenere il termine giusto. No, appunto, il chemsex è un fenomeno che tra l'altro è in aumento. I dati ci dicono che in Italia siamo oltre al 18% di persone non solo di sesso maschile, perché poi c'è questa leggenda che va sfatata. Sembra che il chemsex sia soltanto per uomini che fanno sesso con altri uomini. In realtà il chemsex a un'ultima survey fatta da un collega tra l'altro del nord Italia, è venuto fuori che il 30% delle persone che fanno chemsex sono donne. Quindi sono donne che hanno rapporti sessuali tanto con uomini che con donne. Quindi io direi che l'ombrello chemsex abbraccia un po' tutte, anzi abbraccia un po' tutta la sessualità nelle sue sfaccettature. E è partito sicuramente come un fenomeno della comunità LGBTQ+, e poi come sempre succede per la sessualità, questi fenomeni si amplificano in modo importante. E il chemsex in realtà sì, è una, come dire, l'uso ricreativo di sostanze chimiche che ti aiutano ad
affrontare quell'ansia di prestazione che non sai gestire differentemente, anche perché tendenzialmente viene visto, almeno dagli studi più attuali, come un meccanismo di coping in realtà, per cercare di sopravvivere a quell'avventura sessuale che dobbiamo in qualche modo affrontare. Quindi in realtà si è visto che l'uso di queste sostanze sembra in qualche modo essere il passepartout per quelle, per quegli eventi, per quegli incontri sessuali particolarmente intensi che normalmente non riusciresti ad affrontare. Possiamo dire che ci sono quindi due canali: da una parte l'idea di situazioni dove ci si lascia andare e quindi tutte le barriere un po' che abbiamo dentro di noi di relazioni cadono più facilmente, dall'altra il desiderio che un investimento anche emotivo di aspettativa non vada deluso, e quindi con l'ausilio, diciamo così, della chimica è come se sono sicuro che in qualche modo il risultato lo porterò a casa. È anche vero che porti a casa dei risultati che possono essere catastrofici. Infatti in realtà queste sostanze, al di là del fatto che non hanno un mercato di tipo, come dire, legale, c'è un mercato che è un black market ed è un mercato che tra l'altro non garantisce la qualità delle sostanze che stai assumendo e né tantomeno il dosaggio, in realtà queste sostanze possono lasciarti un ricordo spiacevole. Manie, panico, ansia, depressione sono tutte degli effetti collaterali che poi queste sostanze portano con sé, oltre al fatto che quando perdi la lucidità e il controllo viene meno il consenso e quindi sono dietro l'angolo gli abusi, ma soprattutto viene meno la consapevolezza del rischio e quindi l'aumentato rischio per infezioni sessualmente trasmissibili, come dicevamo l'altra volta. Certo. Allora Lorenzo, tu dal primo spettacolo, Allegro ma non troppo era il primo? Sì, Allegro non troppo. Da subito, a un certo punto ci hai messo un momento in cui racconti una parte, forse dell'adolescenza, non so che momento è stato. No, più tardi. Più tardi. Ah. Sì. Che cos'è che volevi raccontare nello specifico di questo aspetto? Ma mi interessava, come mi interessa anche in quest'ultimo spettacolo, perché riaffronto la tematica, il fatto che quell'universo del chemsex è una realtà a diversi livelli e io posso parlare per esperienza personale, ma ci sono chiaramente ognuno ha la propria storia, ognuno arriva in quell'universo e poi vive quell'universo a modo proprio, quindi non c'è nessun tipo di giudizio così come c'è stato in passato, proprio perché non è un universo così facile da gestire, e quello che inizia come un gioco può trasformarsi, può poi trasformare te nel giocattolo del chemsex, nel momento in cui si crea una vera e propria dipendenza. Perché è vero, io prima parlavo di amplificazione, amplificazione perché tutto si amplifica, la durata, l'ansia da prestazione si azzera, il livello di godimento può raggiungere livelli di estasi a seconda della sostanza che uno sta usando, ma allo stesso tempo si parlava appunto giustamente della perdita di controllo, che è una realtà assoluta, ma allo stesso tempo non c'è bisogno di perdere il controllo per poi scontrarsi con tutti quelli che sono gli effetti di un'esperienza di questo tipo. Non bisogna appunto rimanerci secco per poi dover affrontare quello che è un down emotivo molto forte. Diciamo che più forte è il piacere, più forte è l'esperienza, poi chiaramente ci sono casi e casi, però è più forte, più grande è il down e il tempo di recupero. Quindi bisogna essere coscienti e consapevoli, perché appunto, non, come diceva giustamente, ci sono persone che non sono proprio consapevoli della quantità, del modo, dell'uso, siamo completamente ignoranti riguardo all'approccio. È sempre il solito discorso che noi facciamo, perché quello che noi vorremmo è che ci fossero dei luoghi in cui si possa trattare di questi argomenti, che non vuol dire istigare la gente all'uso, ma vuol dire preparare le persone a qualcosa che verosimilmente si troveranno davanti, quasi certamente,
peraltro non essendoci un mercato legale, quindi non sai neanche, cioè non puoi neanche risalire a, come dire, a che tipo di sostanza poi ti viene proposta, ma poi parliamo anche delle sostanze, che io ho un piccolo elenchino interessante di nomi tecnici, ma la cosa che mi ha colpito nel pensare a questa puntata è questa, che da persona omosessuale che ha vissuto gli incontri che fossero ricreativi di amicizia, che fossero alla ricerca magari di amore o anche solo di sesso, la possibilità libera di incontrare e di provare, di approcciare, mi è stata data per generazione e in locali specifici dove c'erano serate specifiche, dove erano proprio locali gay, perché, signora mia, 30 anni fa dove c'erano dei locali dove tu ti tesseravi, entravi e quindi sapevi che eri libero di gestirti la tua vita, la tua corporeità, quindi di incontrare una persona, erano discoteche dove ballando incontravi qualcuno, ci bevevi qualcosa, se volevi limonavi lì e non ti succedeva niente, eri in un luogo safe. Ma naturalmente erano discoteche, erano luoghi con quel tipo di intrattenimento. E poi sono nate i luoghi di incontro su internet, che oggi sono le app, no? Ci sono queste due possibilità. Manca tutta un'altra fetta di alternativa che legittimamente dovrebbe poterci essere, che è lo struscio la domenica pomeriggio, il cinema il sabato sera, cioè posti dove sì puoi conoscere, ma diciamo non cresci in un mondo in cui ti senti libero di vivere gli approcci affettivi e sessuali come se fossi eterosessuale, e questo secondo me toglie tutte delle possibilità, cioè è come se fosse un terreno inclinato in cui se nasci gay tendenzialmente gli incontri li farai in quei posti lì dove non è che sei obbligato a fare uso di sostanze, sì. Però il tipo di intrattenimento proposto porta un po' a quel mondo lì, o no? Assolutamente, hai ragione, ed è proprio una delle ragioni che tra l'altro gli studiosi psicologi di questo tipo di sessualità hanno evidenziato in prima battuta, infatti hanno appunto documentato che essendo un soggetto omosessuale emarginato già per la sua sessualità e per il proprio orientamento sessuale, in realtà tende a rifugiare le proprie paure e insicurezze in questi meccanismi di sopravvivenza, se vuoi, che vengono messi in atto poi nei luoghi di incontro che si sono, in modo quasi spontaneo creati e quindi che permettono di abbassare quel livello di ansia legata alla paura che stai facendo qualcosa che la società non reputa giusto. Il fatto di non rientrare in dei codici, anche all'interno della stessa comunità omosessuale, in realtà ti mette quel livello d'ansia che per essere superato in qualche modo pensi di aver bisogno di qualche sostanza. Quindi quella sostanza è in qualche modo un appiglio. E mi riallaccio un attimo a quello che diceva prima il nostro ospite. Il vero dramma è il fatto che oggi chi fa uso di chemsex in realtà cercherebbe anche di avere dei medici che gli possano in qualche modo dare una mano per quello che fanno, o in qualche modo possono essere lì pronti a dare delle informazioni. La classe medica purtroppo oggi è impreparata di fronte a questo fenomeno e ci troviamo spesso, anzi molti colleghi spesso mi raccontano di persone che erano in pronto soccorso a cui non sanno dare un nome a quella che è la sintomatologia riferita, proprio perché non si conoscono ancora le sostanze, non si conoscono gli effetti. Cioè arriva gente che sta male in qualche modo e non sanno riconoscere a causa di cosa sta male, se magari... Anche perché chi ha assunto la sostanza non sa nemmeno dirti che sostanza ha assunto, quindi è lì il vero dramma. E poi anche perché c'è un'impreparazione di fondo, perché è un tema tabù anche per la classe medica. Perché è così, insomma, per chiudere questa parte di discorso, finché è una cosa, diciamo così, poco tollerata o vietata, resta nell'ambito delle cose che si fanno, il famoso discorso del mondo della notte, della trasgressione, dove la trasgressione è tutto insieme, quindi sei un po' involontariamente indotto, no? da un pressing sociale che ancora c'è, a viverti chi sei in un ambito in cui tutto è concesso, e in quel tutto è concesso poi però insomma sì io se ripensavo adesso a questo, e se tornassi indietro io riscriverei completamente tutta la mia prima parte di educazione sessuale / sentimentale, perché non avevo gli strumenti, non avevo quei luoghi, non ero troppo timido anche solo per affrontare quei luoghi che erano riconosciuti, diciamo, per noi, e quindi
con tutta la mia timidezza io mi sono ritrovato a fare esperienze anche molto più grandi di me, che mi sarei sinceramente magari evitato in quel momento con gli strumenti che avevo. E quindi sì, ha molto senso quello che ho sentito, che hai detto. E nella, io l'ultimo spettacolo non l'ho ancora visto, spero di venire presto, ma in quelli che ho visto prima c'è anche Fake. Sì. Ecco, quello che ho visto è il racconto di situazione in cui ci si trova e, come dire, trasportati dal desiderio, da anche da questa cosa condivisa, perché poi appunto in cui appunto cadono le barriere e come dicevi prima, mi piacerebbe affrontarla un po' meglio questa cosa, è molto allettante, la proposta è super piacevole, in quel momento soprattutto non è che ti metti lì a scrivere su un foglio con una riga verticale i pro e i contro, è proprio il momento in cui questa cosa no, non la farai mai e la, cioè, puoi dire, i pro ti arrivano tutti in quel momento, tra l'altro legati a un aspetto di non solo di appagamento fisico, no? Ma in quell'appagamento fisico, come sappiamo perché siamo abbastanza grandi, c'è tutto il trasporto emotivo, l'autostima, c'è tanto, sì, no? Perché poi, e poi ti trovi in un meccanismo in cui tardi ti accorgi magari che i down o le conseguenze sono tanto di più, magari, cioè così come hai scelto i pro, non eri lucido per scegliere davanti ai contro. Sì, il punto è che magari più passa il tempo e più uno diventa familiare con la pratica del chemsex, ma allo stesso tempo non riesce poi, nel momento in cui mette sulla bilancia i pro e i contro, che conosce benissimo entrambi, non riesce a dare il giusto valore alla propria scelta, perché anche nel caso in cui volesse tutelarsi, i pro sono troppo più forti in determinate situazioni, chiaramente non parlo, non dico in assoluto, e quindi è veramente difficile poi scontrarsi, perché è come essere veramente da soli con una spadina di plastica contro un mostro a cinque teste, che detto così, no, certo, sì, però. Però è un mostro molto allettante, nel senso, perché ti sta invitando, appunto, non è una... Un bono a cinque teste, mi verrebbe dire. Cioè, esatto, sì, una sì. Persona, riscriviamo un po', ridisegniamo un attimo la... Sì. Nel senso che non è un mostro che fa paura, ma sì, è, sì, sì. È una cosa che anche... cioè, il mostro lo vedi dopo. Sì. Chimicamente ti dà dei ritorni che... Te li scordi senza, appunto, no? Eh sì, dottore. I ritorni sono importanti, appunto, come diceva prima Lorenzo, il problema è proprio che tu in quel momento vedi solo un vantaggio, perché stai affrontando una situazione che in qualche modo nel tuo cervello pensi di non riuscire ad affrontare altrimenti, e poi sai, aumentato il piacere, orgasmi migliori, lunga durata, riesco a stare 72 ore senza nemmeno mangiare, senza riposare, lunghe sessioni di rapporti sessuali che altrimenti non farebbe nemmeno il migliore dei pornoattori, e erezioni straordinarie. Ecco perché alla fine tutta quella storia lì è il fascino di queste droghe, perché sono effettivamente delle droghe, e che assunte in un certo modo, suonano estremamente affascinanti, ci fanno vedere la luce. Poi del resto, poi hanno quel dark side, come ogni droga, che inizia col craving e poi termina col fatto che ne hai bisogno e ne hai continuamente bisogno, e sempre per dosi maggiori, fino a quando poi puoi sviluppare dei reali problemi di dipendenza. Cos'è il craving? Il craving è la bramosia, cioè okay, quella roba che ne ho assolutamente bisogno, altrimenti non riesco a stare bene, no? Perché i casi di persone adulte mediamente appagate, perché in posizioni lavorative, con una casa, cioè con gli obiettivi raggiunti, non stiamo parlando di situazioni di degrado o di difficoltà, di situazioni di benessere anche conquistato, i casi di persone che hanno perso il controllo della loro vita partendo da un'abitudine ritenuta controllabile, no? Cioè del chemsex regolare, diciamo, a fine settimana, nel weekend, con una settimana invece lavorativa molto, molto presente, cioè ci sono questi casi.
Assolutamente, infatti è questo è il punto principale. Diciamo che il chemsex fin quando toccava solo una nicchia di persone non rappresentava un problema sociale, perché tanto sono problemi loro, sono cinque di loro, che problema saranno. Quando è entrato nelle case della borghesia è cominciato ad essere un problema sociale, e quindi lì a un certo punto qualcuno si è domandato: oh mio Dio, c'è il chemsex, cosa facciamo? Perché parliamo di gente che poi in quello stato di craving, come dicevi, no? Di down, bramosia, eccetera, farebbe tutto pur di avere quello di cui sì, ha bisogno. Rispetto alla vita ordinaria che non ti dà le stesse scariche, perdi proprio l'aderenza, no? Quindi non vai a lavorare, quindi... Perdi il contatto con la realtà e questa roba qua ti porta poi a quel continuo desiderio di cercare quella sostanza di cui ormai senti la necessità, è quello il discorso. Cioè sostanza ricreativa diventa sostanza necessaria, quasi come se fosse una terapia, perché poi il tuo livello, il tuo stimolo di piacere si alza al punto tale per cui non riesci a raggiungerlo più, e allora hai bisogno di una dose sempre maggiore e di far cose sempre più estreme. Infatti tendenzialmente lo si usa anche quando ci si approccia a una sessualità che ha degli angoli un po' bui, e quindi in qualche modo hai paura di andarci da solo, e quella compressina, quella sostanza iniettata in vena, o quella messa su per il sedere, perché poi c'è anche la tecnica di iniettarla, il booty pump, credo si chiami, di metterla su per il sedere per assorbirla velocemente, perché l'assorbimento rettale è straordinario. Per cioè come riguarda... la supposta dei bambini? Assolutamente. In realtà è una siringhina, la spruzzi nell'ampolla rettale perché assorbe più velocemente, e quella roba lì ti dà la manina e ti porta nell'angolo buio della tua sessualità a scoprirla in qualche modo. Allora, perché ovviamente manca il sistema educazionale, il vero dramma di tutta questa storia, come tutte le dipendenze, trovano come dire, terreno fertile in un mondo che non è educato. In un mondo in cui la normalità non ti dà la libertà di sentirti a tuo agio nel dire a te stesso o a te stessa, e poi a dire a un eventuale partner quali sono le tue fantasie, che cosa ti piacerebbe esplorare, magari ancora di inesplorato a un certo punto. Sì, ne abbiamo già affrontata questa cosa anche nella puntata sullo scambismo, per esempio, no? Cioè, c'è tutto un ricercare i luoghi, i posti in cui potersi sentire liberi di dire, no? E di anche, già solo dire rende plausibile la cosa. Allora, abbiamo un elenco, forse non esaustivo, perché poi la chimica fa passi da gigante, un po' come la scienza e la tecnologia. Metanfetamina, mefedrone, GHB, GBL, ketamina, cocaina e MDPV, che è questa nuova... La Madonna di Pavia, detta anche come Madonna di Pavia. Veramente. È conosciuta come Madonna di Pavia sulle app come Grindr e Tinder. Cioè, io assumo la Madonna di Pavia, perché poi la vedi probabilmente a un certo punto e... no, non si può dire. No, vabbè. Sì, vabbè, a un certo punto probabilmente la vedi, quindi l'avranno chiamata Madonna di Pavia. Sono tutte sostanze estremamente pericolose, soprattutto quando si sbaglia la dose di queste sostanze. Ma il discorso non è tanto quello, il problema è che a queste sostanze poi ci si associa altre sostanze, come ad esempio il nitrito di amile, il popper, che è un importantissimo vasodilatatore, o anche gli inibitori della fosfodiesterasi 5, che sono i farmaci per l'erezione. Per cui il problema non sono le sostanze, ma quello che associamo a queste sostanze. Ad esempio, è buona abitudine da parte di Fakemsex utilizzare queste sostanze assieme a farmaci per l'erezione, come ad esempio l'inibitore della fosfodiesterasi 5. Cioè non è buona abitudine, lo fanno, no, ma buona non abitudine era per dire fate attenzione, non lo fate. E per esempio il nitrito di amile, il famoso popper, no? Che è un importantissimo vasodilatatore. E associare questi due farmaci è estremamente pericolosi, perché sono due vasodilatatori importantissimi, quindi possono causare un calo improvviso di pressione con tutto quello che ne consegue. Che quindi, paura, quindi Viagra e Popper no insieme. Assolutamente, mai. Never. Ok, e quello che dicevi è che poi dal punto di vista medico, cioè se uno si vuole informare, magari va dal suo medico, non c'è abbastanza conoscenza. Purtroppo la classe medica rispetto al chemsex è praticamente ignorante. È un tema nuovissimo, anche in letteratura scientifica abbiamo pochissimi articoli. Ieri ne contavo appena 12, che per un argomento come questo, così vasto e che è in aumento, sono veramente pochissimi. Quindi abbiamo bisogno di maggiori conoscenze, e soprattutto chi fa chemsex chiede di avere un medico a cui rivolgersi. Cioè, noi ci troviamo di fronte a delle persone in difficoltà, evidentemente, che vivono un momento di difficoltà, di disagio, che lo affrontano come meglio possono, perché
non hanno gli strumenti per affrontarlo in modo differente e quando sono in quella situazione chiedono un aiuto, alzano una mano e vorrebbero rivolgersi ad uno specialista, ma non hanno uno specialista a cui rivolgersi. Infatti da parte della comunità scientifica, da una parte della comunità scientifica, c'è l'esigenza di creare un servizio apposta. L'idea in realtà di creare un servizio apposta è che speriamo possa prendere la luce, ma di questi tempi la vedo dura. Non lo so, e poi penso a tutte le persone che prima di alzare la mano sono in quella fase in cui non lo ammettono a se stessi, pensano di potersela gestire, che riguarda un po' tutti i problemi, no? Però a maggior ragione se non c'è dall'altra parte già una presenza visibile di un aiuto, diventa ancora più difficile arrivare a quel punto. Quando hai parlato degli effetti, quindi un piacere mai provato prima, no? Mi è tornato in mente che è un po' quello da cui sei partito in uno dei tuoi monologhi, cioè che a un certo punto ti esplode la vita, cioè provi, cioè sei catapultato dentro una marea di sensazioni che nemmeno pensavi di provare, no? Sì, infatti parliamo di tantissimi anni fa, ma ricordo che quando tu provi le sostanze in generale, o però ecco in quel caso era in una sfera intima, non vivi neanche il down, perché all'inizio, proprio perché stai scoprendo quella realtà, non sembra che faccia parte tutto di un pacchetto estremamente divertente. Anche la stanchezza, forse l'associ soltanto a una stanchezza, non a un down vero e proprio. Poi dopo inizi a conoscere e a capire. Tante volte mi sono chiesto, soltanto io ho questa sensazione? Perché non potevo condividere con nessuno. Le persone che poi alla fine non conoscevo, con cui condividevo questo tipo di esperienze, non avevo la possibilità poi di interagire con loro e chiedere, anche per vergogna, anche tu provi quello che provo io? Cioè questo senso di vuoto assoluto che c'è, che può essere più o meno forte a seconda dell'esperienza, perché l'elenco è giusto, quello delle sostanze, e ogni sostanza porta a un tipo di esperienza completamente diversa, che può essere più nervosa, più aperta, libera, più insomma ogni sostanza ha il suo tipo di comportamento e di gruppo di persone che si crea, proprio un'atmosfera completamente diversa. Però io credo che, appunto, come ho detto prima, le sostanze si possono conoscere per caso, però poi possono fare presa, possono non fare presa, oppure fare presa fortemente su soggetti, persone, mi metto insomma in questa lista di persone a cui manca una capacità di interagire con il mondo esterno e quindi questa cosa che è successa insomma tanti anni fa chiaramente ha fatto presa perché io ho trovato un modo senza sforzo per comunicare in quel modo, cioè sotto forma sessuale, certo. La mia incapacità di gestire rapporti con il mondo esterno. E quindi poi a un certo punto diventa un luogo sicuro dove andarsi a rifugiare per prendersi delle pause dalla realtà, che invece dovrebbe essere il territorio su cui lavorare per riuscire ad avere quel tipo di interazione con gli altri. Invece no, quando la realtà diventa troppo pesante perché incapacitato a saperla gestire, io so che posso permettermi queste pause. Io oggi sono cosciente che la mia vita senza chemsex è più facile, più produttiva, è più non mi ha mai distrutto, però ha rallentato in tantissime occasioni il mio corso vitale. E che non vuol dire che il chemsex sia completamente fuori dalla mia vita, perché non è così, però io adesso, cioè a 41 anni, ho degli strumenti diversi rispetto a quelli che aveva quel ragazzino, insomma, di 25, insomma, quant'era. E in questo viaggio dantesco, no, chi era il tuo Virgilio?
Ma non c'era, era il Virgilio occasionale dell'esperienza di turno, non c'era, e quindi... Quindi non avevi una guida reale in questo percorso, è un percorso un po' a caso, no? È totalmente a caso, e per ogni percorso a caso che si presenta come un'esperienza più grande della tua vita, più grande di te, e poi le scivolate o cioè, più o meno serie, insomma, sono lì che ti aspettano. Non è, senza un Virgilio non c'è. Purtroppo non c'è, insomma, no. In qualche modo è anche un dato negativo, perché magari ci fosse un Virgilio che ti guidasse, no? Ma in certo, qualche modo, sì. Cioè, guarda, faccio sta roba, almeno mi accompagni. E la prima volta perché? Perché per puro caso, perché non sapevo fino a 2 secondi prima non sapevo che avrei vissuto quell'esperienza, perché mi è stata offerta la possibilità di vivere quell'esperienza. Avevi già idea di che cosa fosse, vagamente o poco? No, ma era non esisteva, forse all'epoca non c'era il termine chemsex, certo. No, non l'avevo mai sentito, ma potevo immaginarlo, nel senso, so che esistono le sostanze, so che esiste il, certo, sesso, so che si possono unire le due cose, ma non era in programma e non era, però basta una volta per cambiarti la vita, cioè, o comunque, insomma, influenzarla fortemente, anche per caso. C'è un prima e c'è un dopo, diciamo così. E va bene, ci sarebbe da fare tutto un discorso su che cosa, fino a che punto arriva la sostanza che ti dà dipendenza. Dovremmo parlare anche di alcol, forse, però non è questa la sede. Secondo me, ci tengo a ringraziarti, Lorenzo, per essere venuto e aver prestato un po' la tua storia e anche la tua arte per parlare di un tema che speriamo abbia scoperchiato quantomeno la curiosità in chi ci ascolta o ci guarda. Ricordiamo che sei in giro con Ego, che è l'acronimo che sta per Extreme Game Over, che è un po', diciamo così, la sintesi dei nostri tempi, no? Lo zeitgeist, come direbbe qualcuno, e nel quale si ride molto, lo ricordiamo, Lorenzo è un comico, un attore molto bravo, e si parla tanto anche di chirurgia estetica, a proposito di Extreme Makeover, della nostra ormai impossibilità di gestire l'invecchiamento senza passare da là, forse, giusto? Sì, sì, infatti proprio approfondiamo molto il tema. E mi riguarda, io ho 41 anni, ma sono già 2-3 anni che inizio a avere questo senso di lieve angoscia legata all'invecchiamento. Ah, si parla di un sacco di cose, anche si parla di tecniche di ingrossamento del pene, per stare in, sì, tema, sì, giusto? Enlarge your penis, ingrandisci il tuo pene. Che, Nicola, non abbiamo fatto una puntata apposta nella nuova stagione, ma bisognerebbe spiegare che le tecniche sono ancora un po'... Ma soprattutto sono molto fantasiose le tecniche, in realtà c'è tanto da dire sui contro dell'enlarge your penis, quindi... sono centimetri un po' venduti a spannometrici, no? Sì. Sembra un po' di stare al mercato del centimetro del pene, ma in realtà mi piace molto più concreto che quando passano gli anni anche i genitali cambiano, e quindi c'è la chirurgia estetica per i genitali, che dallo scrotox al rimodellamento scrotale, insomma. Ma infatti l'aveva detto, sai chi l'aveva detto? Così allarghiamo la puntata. George Clooney aveva ammesso di aver fatto, diciamo, un tirato su. A 48 anni, io ve lo dico, scende, vien giù, non troppo, ma vien giù. Dottore, prendiamo un appuntamento. Assolutamente, quella si può fare. Quello tirarlo su un attimo. Sacchetti della spesa, tiriamo su. Da borsone dell'Esselunga a pochette, sono 2 secondi. Su, bella dri, bella su, Bene, e con questa bella immagine, Lorenzo, grazie di essere stato qua. Grazie a voi. Quindi, Ego nei teatri, nei migliori teatri d'Italia, al cinema. Un altro Ferragosto di Paolo Virzì dal 7 marzo. Noi prima di chiudere chiediamo sempre al nostro ospite di recitare il mantra di Cazzi Nostri, che è... Fate sempre sesso consapevole, consensuale e protetto. Grazie Lorenzo Balducci, grazie Nicola Macchione. Grazie Diego, grazie Lorenzo. Grazie di averci seguito. Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me e Mauro Medaglia, con la presenza del dottor Nicola Macchione.
Produzione Alessandra Patitucci. Riprese e montaggio Enzo Fargetta. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. One Podcast.